Quando e a che altezza aveva eseguito l'ultimo taglio del prato prima dell'inverno? Spesso ci dimentichiamo che l'inverno è una stagione molto molto stressante per il prato. Freddo, gelate, brina, neve possono rovinarlo ed ingiallirlo. Tagliare il prato alla giusta altezza è importantissimo. Se il prato si trova in un range di altezze diverse da quello che io chiamo altezza di massima efficienza, andrà molto più facilmente in crisi. L'altezza di massima efficienza è quell'altezza nella quale l'erba svolge le attività vegetative al meglio, anche in condizioni di poca luce diurna. Sappiamo tutti che d'inverno le giornate si accorciano, quindi dovremo aiutare l'erba ad utilizzare al meglio queste poche ore di luce. E come lo facciamo? Tagliando il prato all'altezza di massima efficienza. In questo modo otterrai un duplice vantaggio: ottimizzerai la produzione di energia vitale e allo stesso tempo minimizzerai il bisogno di energia stessa. Ogni miscuglio, ogni varietà di sementi ha una sua specifica altezza di massima efficienza, ma volendo fare un discorso pratico, si potrebbe dire che le altezze di massima efficienza per le tipologie di prato più diffuse in Italia sono sostanzialmente due: 4 cm per i prati basati su festuche rondinacee di ultima generazione, 3 cm per i prati basati su loietti e festuche rubre. Ma qual è il momento di fare questo taglio? In realtà non c'è una data precisa. Bisognerebbe eseguirlo quando le temperature di giorno stanno scendendo sotto i 13-15 gradi, ma non è una regola fissa. Si può tagliare il prato anche prima, a patto poi di ritagliare l'erba se oltrepassa i 6-8 cm. Infine, molto importante, terminato quest'ultimo taglio andrei a distribuire, se non lo hai già fatto, un concime potassico per irrobustire e proteggere l'erba dal freddo. Nella descrizione di questo video ho inserito un link di riepilogo delle cose che ho detto e ad altre buone pratiche da eseguire nel prato prima dell'inverno. Nei titoli di coda invece troverai delle informazioni sul quadro nel cavalletto. Si tratta di una riproduzione di un'opera di un famoso pittore della seconda metà del 1800. Ti ricordo che questo ed altri argomenti di giardinaggio pratico li puoi trovare anche nel nostro blog all'indirizzo www.besprato.com/green.